Allora, abbiamo ascoltato questa bella reinterpretazione di un brano di Alan Sorrenti dalla voce del mitico Ernesto Di Marzio, che purtroppo domani ricorre il primo anniversario della sua prematura scomparsa. Ricordiamo, fondatore e direttore di Radio Mondo. Abbiamo dall'altra parte Francesco Daniele, discografico, polistrumentista, manager e quanto altro. Ma abbiamo, grazie innanzitutto a Stefan Fragile, ma subito abbiamo Fabrizio Camponeschi. Fabrizio, buon pomeriggio anche a te. Ciao caro. Ciao Fabrizio. Buon pomeriggio a tutti. Allora Fabrizio, innanzitutto come stai? Io bene, io il fine settimana sto sempre bene. Stai sempre bene? Sei al lavoro oppure non lo so? No, assolutamente no. Sei relax? Molto relax. Molto relax. Ci vuole pure quello, giustamente. Allora Fabrizio, parlaci un po' di te artisticamente, come hai conosciuto Francesco Daniele, insomma. Ma a te lo spazio. Francesco Daniele, poi io ho partecipato a un festival della canzone romana e avevo qualcuno che mi facesse un arrangiamento specifico, nonché una trascrizione su per gli orchestrali, perché c'era l'orchestra di Ennio Morricone, e quindi mi hanno indicato il maestro Francesco Daniele, e devo dire la verità, diciamo, mai inizio più fortunato, perché insieme diciamo che abbiamo fatto un po' la e abbiamo vinto il festival della canzone romana. Primo premio Fabrizio Camponeschi con la canzone Dimme. In realtà avevamo due canzoni, solo che una è arrivata purtroppo solo quarta, immeritatamente. Era bellissima anche questa, e ha fatto un buonissimo lavoro anche su quella, Francesco. Ti ringrazio, è stata un'avventura incredibile, io me la ricordo come una grande esperienza. Mi colpì Fabrizio, incredibile profondità d'animo. Poi sentiremo una canzone, una delle ultime che abbiamo realizzato, ha una grande profondità, è veramente bello. Io non voglio dire troppo perché queste cose vanno semplicemente ascoltate. Allora Fabrizio. Sì, ci sono. Allora, come nascono innanzitutto le tue canzoni, al di là della tua collaborazione con Francesco Daniele, in un momento particolare della giornata, dei momenti, come trai ispirazione? L'ispirazione c'è sempre, per poi farla diventare una canzone bisogna fare una cosa molto semplice: bisogna spengere il telefonino, spengere il computer e a suonare. Quindi quando sei da solo, senza nient'altro, riesci a rendere quella che è la tua creatività un qualche cosa di concreto, insomma un brano. Ma io scrivo sempre, scrivo in continuazione, poi sono più le volte che le cose restano un po' così, appunti, diciamo, confusi, e invece grazie a Dio ogni tanto quegli appunti confusi diventano un brano finito. Grazie anche spesso a Francesco, che raccoglie tutte le cose destinate e le rende una cosa specifica. Quindi a te piace lavorare in tandem, o le tue idee, diciamo, le tieni in fase embrionale perché lavori con fortuna. Io sono uno strumentista, diciamo, dilettante, nel senso che suono pianoforte e chitarra, ma di qualcuno. Fabrizio? E Francesco lo è, sì. No, e ogni tanto ti perdevo, ecco perché non abbiamo ascoltato quello che dicevi. Comunque, ho capito di Francesco, solo quello. Sì, no, nel senso che ho bisogno di persone che siano tecnicamente più in grado di confrontarsi con quella che è la tecnologia necessaria oggi, no? Il software e quant'altro per rendere un lavoro fatto bene. Io voglio aggiungere una cosa, Fabrizio è un esempio veramente preciso, cioè la musica è una cosa che abbiamo tutti dentro.
ce l'abbiamo tutti, chi più e chi meno, comunque la musica l'ascoltiamo e la viviamo tutti. Fabrizio è il classico esempio della persona che non è un grande strumentista, diciamo che suonicchia la chitarra, suonicchia il pianoforte, ma quello che è entusiasmante di Fabrizio è quello che scrive. È quello che è un autore, diciamo. È quello che lui è un cantautore. Cantautore. È anche un autore per altre situazioni. Ma è incredibile quello che scrive. Sotto l'aspetto della comunicazione, di quello che vuole esprimere a livello di sentimenti. E questa cosa mi colpì da subito. Da subito. E poi diciamo siamo una coppia fortunata, perché quando partecipiamo alle situazioni arriviamo sempre primi. Io faccio sempre la battuta, non so dove sbagliamo, però comunque arriviamo sempre primi. Siete in simbiosi allora tutti e due, secondo sì, me. Sì, penso proprio di siamo più fortunati che belli. Ma sulla bellezza io non mi tiro indietro, non lo no, so. Io sono, lo appoggio completamente, hai ragione, guarda. Su questo hai completamente ragione. Allora ragazzi, Fabrizio rimani in linea che continuiamo la nostra chiacchierata, intanto vi faccio prendere una piccola pausa come ce la prendiamo anche noi e intanto ascoltiamo il tuo pezzo. T'ho perso, ok? Benissimo, a tra poco. Fabrizio Camponeschi, T'ho perso. Lo stile ricorda un pochino Franco Califano, anche se qui è un po' personalizzato, perché la musica è creata proprio dallo stesso Fabrizio. Allora, Fabrizio? Eccoci. Eccoci qua. Io dicevo al tuo discografico, Francesco, che un po' lo stile ricorda Franco Califano. Credo di non sbagliare, direi. Però... Direi che questa è assolutamente una grossa offesa nei confronti di Franco Califano. No, è un maestro. Non credo. Non credo. È un grandissimo maestro. Vabbè, non credo. No? Qui potrebbe la musica romana. Ma la musica romana deve moltissimo, se non tutto, a Franco Califano. Insomma, voglio dire, noi non siamo come i napoletani. Ma Fabrizio è un autore proprio della musica in generale, c'è una preparazione incredibile, va dalla musica dance degli anni 60-70 alle cose più sperdute americane, c'è una grande cultura e in questa cultura rientra anche la conoscenza della musica romana e quindi di Franco Califano. Purtroppo ecco, si limita a Franco Califano e a pochi altri, mentre invece sarebbe bello che facessimo come i napoletani. Se ci fosse una schiera di giovani che cantano tutti il romano, sarebbe bello. Mi auguro, piano ottimo. Piano. Esattamente. Allora, Fabrizio, cosa aggiungere? Sei veramente una bella persona, una bella voce. Complimenti davvero. Ti ringrazio. E hai altri progetti live? Te lo chiedo anche a te, dal momento che sei in diretta, hai qualcosa come progetto? Sì, stiamo preparando tantissime altre cose, abbiamo diversi brani pronti. E ovviamente andremo anche live su dei progetti che guardano tutta l'etichetta World Phonogram Record e chiaramente stiamo preparando una serie di brani fra cui un tormentone. Tormentone estivo, lui è il re dei tormentoni. Detto lui. Non è assurdo. è lui è veramente poliedrico, è un autore che a me piace molto perché veramente si identifica in tantissime cose e le fa tutte bene. Questo è l'importante. Troppo buono, dopo ti pagherò. Dopo ti pagherò. Va bene, va bene.
si sente quando le cose vengono fatte con il cuore, con passione e con amore, come Ernesto ha fatto in questi anni, perché tenere su una radio per quasi 40 anni non è un'impresa facile, sicuramente non è un'impresa facile. Per cui poi vedo qui ci sono quattro frequenze, 96,9, 89 MHz, 97,2, 99,5 e 94. Abbiamo una bella radio, c'è pure un bel bacino di utenti e di ascoltatori che salutiamo. Salutiamo tutti quanti. Fabrizio, di qualcosa agli ascoltatori, cosa vorresti dire? Li saluto tutti, naturalmente. Allora, noi vogliamo ascoltare. Mi fa molto piacere. Dimmi, Fabrizio, volevi aggiungere qualcosa? Niente, volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori, ecco, diciamo che continuassero a seguire questa radio, perché è una radio che ha detto molto, perché in 40 anni ha detto molto e sicuramente ha ancora molto altro da dire. È l'unica realtà rimasta almeno nella Valle Peligna, quindi dobbiamo anche dirlo questo, e questo è molto molto importante. Merito a voi e merito al grande Ernesto. Questo davvero, questo davvero. È l'unica realtà esistente, questo lo possiamo veramente dire ad alta voce. E forse non a caso. E non a caso, non a caso, non a caso. E va bene, Fabrizio, cosa aggiungi? Ragazzi, magari un saluto a ci vogliamo tutti. Salutare? Sì, ci salutiamo, ti lascio un saluto a tutti impegni. Quanti, un abbraccio e ci sentiamo presto. Va bene, Fabrizio, io ti faccio ascoltare nuovamente il tuo brano, ti ho perso perché veramente mi sono perso nel brano, è molto molto bello, ok? Grazie. E l'invito vale anche per te, quando vuoi ti aspettiamo qui fisicamente per una bella intervista live insieme a Francesco. Assolutamente Nello, presto. Perché no? Una promessa, a prestissimo. D'accordo? Ok, ti aspettiamo. Ciao a tutti. Grazie mille, grazie mille. Ciao, ti ho perso, serata, Fabrizio Camponeschi. Ciao. E grazie a Fabrizio Camponeschi che lo abbiamo avuto in diretta.